Tu le prendi tutto, eh. Se io metto in poster di un'altra cosa qua, tipo, no, che no, ne questo, so, Cristina D'Avena. Questo ci piace, questo ci piace. Okay. Tra l'altro vi aspettavamo tutti e tre, ma sappiamo che non è stato possibile. No, gli altri sono morti, non ho... Ah, non hai saputo, no, si dice, tipo. Notizia fresca. Ah, non hai saputo. No, porca miseria. Non ce l'hanno fatta. Ci dispiace tanto. Purtroppo non hanno passato ma la notte. Si sono suicidati dopo il film? No, no, sono morti di morte naturale. Ah, ok. Sì, sì, sì. Condoglianze. Sono morti di vecchiaia durante la notte. Senti, allora Luca, sempre meglio che lavorare, non volevate lavorare, però mo state lavorando. No, allora io adesso devo puntualizzare questa questione. Cioè, il film non parla di quello, il film è una storia di amicizia. Non, poteva essere è un fioretto qualsiasi, capito? Non lavorare, come poteva essere non chiavare, come poteva essere non mangiare. Però la gente ha pensato tipo, oh, non volete lavorare. Invece dietro il film comunque c'è un sacco di bucio di culo, si può dire? E niente, questo è quanto. Ma com'è stato per voi cimentarvi con il grande schermo? Voi che eravate abituati neanche al piccolo schermo, al piccolissimo, però avete fatto un successone. Il piccolissimo è quello del Game Boy Color. Sì, no, è stato come subire una gangbang per la prima volta. No, sì, è stato un lavoro figo, interessante, sicuramente di un altro calibro. Stanno arrivando le guardie, devo andare, mi dispiace. Senti, ci puoi raccontare invece com'è nata, diciamo, la vostra idea, la vostra intuizione di partire con una webserie che poi è stata una rivelazione. Avete creato sostanzialmente un po' un nuovo filone cinematografico, si può dire. Sì, senz'altro comunque un folklore. abbiamo restituito comunque una cosa. È nato dal fatto, io lavoravo per un laboratorio di arti plastiche e pittoriche, quelli che hanno fatto gli effetti per Garrone, il racconto dei racconti per intenderci, e ho perso il lavoro, ho detto vabbè, se non ci provo adesso non ci provo più, perché ho 25 anni, ho studiato questo una vita, famoli cantasti i soldi che ha speso mamma, e quindi ho detto facciamo una webserie, nonostante non sapessi che cazzo fosse una webserie, perché non esistevano le webserie, tranne Freaks non esistevano webserie in Italia. E siamo stati un po' i pionieri di questa pratica infausta che è fare lo youtuber. Però è andata bene. Si direbbe? No, no. Boh, dipende da che cosa intendi per andata bene. Vabbè, che avete fatto un gran salto, non nel sono, senso. Non sono ricco, quindi non è andata bene. Non è ricco, non ha una lira. No, quindi non è andata bene, zio. E adesso come pensate di dare una svolta quindi a sta situazione? Metallurgia, non lo so, cambierò lavoro, non lo so, farò un lavoro vero, un bambino vero, diventerò un bambino vero. Quindi che ci dobbiamo aspettare che tornate su internet? No, basta, adesso basta, adesso si va a lavorare. Avete dato cioè è stato il funerale, è stato quando avete fatto quell'episodio con Sidney? Il funerale tipo il grande freddo. Quando è stato il funerale Sidney, non me lo ricordo. Beh, 2 anni fa, quando facevamo quella puntata che ci sto pure io. Quella per presentare zio Gianni. Non ricordo niente, esatto, di tutto questo. Purtroppo ce la ricordiamo noi. È un Luca sotto shock quello che parla. Ci vuoi raccontare? Tipo consultorio. Senti, invece veniamo a Rufa. Conoscevi Rufa? Che te ne è sembrato di questa visita che hai fatto? Questi studenti che sono molto motivati. È molto figo. Ai tempi miei, parlo di mio nonno, ai tempi miei non c'è stava sta roba. No, è molto figo. Mi piglia bene. Vengo qua. Adesso che non ho un lavoro vengo qua. Vengo qua a frequentare, così imparo qualcosa. Cosa ti ha colpito di più di quello che hai visto? Ma Sidney è rimasto impressionato dalla dall'incisione sul lastre di metallo. Ma che cos'è questa cosa? Sono tipo 2000 anni. Allora, ma quanto dura questa intervista? È tipo l'intervista più lunga. Io spero la tagliate, perché è diventata una cosa lunghissima. Basta, Luca, vuoi aggiungere qualcosa? Saluto mamma, papà, zio e il mio amichetto Marco. Ma gli hai fatto tutte le domande sul film? No, tipo, adesso cosa farai? Adesso che sei povero e non hai più un lavoro. Adesso che sei che la vita è in diretta. Esatto. Di la verità, cosa farai? L'officina di zio? L'officina di zio? È ora qualcuno la deve portare avanti. Dai su. Grazie. Adesso andiamo a fare una lezione con Valeria Licurgo.
però grazie per essere stati qua con noi. Seduta di psicanalisi. Di psicanalisi.